Ed è un bene ovviamente per le nostre imprese, ma anche per il benessere delle persone che acquistano i nostri prodotti di qualità e che devono essere raccontati nella loro specificità anche territoriale, perché questo attrae anche turismo, crea un'economia diffusa. Allora, investire sulla qualità è l'obiettivo del nostro governo, è l'obiettivo di tanti imprenditori italiani che ne capiscono il valore aggiunto. Il nostro governo ha investito tantissime risorse sull'innovazione, sia con fondi nazionali, sia con fondi del PNRR, raddoppiando le disponibilità per il mondo agricolo, per le filiere produttive e per le filiere produttive di qualità. Vino, per esempio, è una filiera che può crescere molto in termini orizzontali, nel senso che abbiamo delle verticalità date da tre regioni in particolare che hanno in termini assoluti il maggior mercato in termini internazionali, Veneto, Toscana e Piemonte. Quello che si può fare invece è mettere in condizione anche le altre regioni di seguire questo esempio, e lì c'è un fattore di crescita rilevante, ma poi l'olio, il formaggio, i dati che abbiamo di export di prodotti di qualità ci danno grandi soddisfazioni.